Benvenuti all'appuntamento con la natura e le sue meraviglie. In compagnia del professor Groppali andremo alla scoperta di tanti angoli, tanti scrigni di bellezza anche nella nostra città, Cremona. Bentrovato. Grazie. Ci troviamo oggi, professore, nel cuore della città, vicino al centro della città di Cremona. Beh, sì, siamo nel Parco Trebbia, che è un piccolo spazio verde molto tradizionale. Sono le conifere che si usavano allora, sono dei tigli, però è un piccolo ambiente abbastanza isolato, abbastanza autonomo, tant'è che si sentono cantare uccelli, è molto frequentato dalle persone del quartiere, è vicino a una scuola, per cui permette anche alle scolaresche di fare qualche escursione, tra virgolette, in natura, e questa natura addomesticata, questo parco pubblico, è l'anticamera e l'ingresso a un parco strutturato a livello naturalistico, il Parco del Lugo, quello che nelle leggende di quando io ero bambino si parlava delle montagne del Lugo, erano poi, credo, dei depositi sotterranei o un rifugio durante la guerra di cui si favoleggiava come labirinti infiniti, ma le storie che si raccontavano allora ai bambini erano un po' tipo fiabe dei fratelli Grimm. Allora, le montagne del Lugo non ci sono più e al loro posto è stata realizzata una zona naturalistica estremamente interessante. Noi siamo sotto i rami di quale grande albero? Cedro. Un cedro del Libano? No, atlantico. La differenza? La differenza sono le foglie e poi il portamento. Il cedro del Libano si allarga molto di più. Il cedro atlantico è un pochino più contenuto. I cedri comunque sono alberi che nei giardini attuali non sono più popolari perché hanno un legno molto fragile. Quindi dopo le potature che si rendono sempre necessarie in ambienti frequentati dal pubblico, si squilibrano un po' e un colpo di vento forte e un po' di marciume che penetra possono provocare schianti anche pericolosi. Per cui anche nell'arte dei giardini ci sono mode con realizzazioni più sulla cresta dell'onda attuale e ci sono anche motivazioni reali per avere un po' abbandonato o trascurato alcune piante che non sono più popolari e giustamente non vengono più introdotte. Professore, facciamo qualche passo e ci spostiamo e andiamo a visitare questo parco. Professore, stiamo passando di fianco a un albero molto grande, molto ampio. Di che cosa si tratta? Si tratta del tasso. Il tasso è una pianta sempre verde, fa dei piccoli, maschile e femminile, sono piante diverse, il maschio e la femmina non convivono, sono individui differenti. Il tasso femmina fa dei piccoli frutti rossi, molto appetiti ovviamente dagli uccelli, con una caratteristica: il seme è velenosissimo, quindi gli uccelli possono inghiottire intero il frutto perché poi con gli escrementi lo seminano altrove. È un po' il trucco di tutte le piante che fanno frutti e bacche. Se invece un roditore si azzarda a rosicchiare il seme e quindi a danneggiarlo, muore. Quindi questo lo sanno tutti in natura e funziona così. Ma la cosa curiosa è che questa pianta così particolare e così velenosa, perché salvo la polpa dei frutti è tutto velenoso il tasso, questa pianta era tradizione europea, dell'Europa centrale e settentrionale, piantarlo nei cimiteri, un po' come da noi il cipresso, che è l'albero del simbolo della morte, per loro il tasso. E addirittura erano convinti che con le sue radici profonde andasse ogni piccola radice in bocca a un morto. Quindi in questa vita che muore ma rinasce, il tasso è il simbolo di questa, tra virgolette, eternità. E in effetti abbiamo alcuni tassi che sono vecchi di molti secoli. Ci stiamo avvicinando, professore, a un punto particolare e significativo di questo parco. Stiamo sorpassando infatti un muretto che ha, dicevamo, un significato. È il confine tra il parco formale e tradizionale e il parco naturalistico.
è stato realizzato dal progettista con mattoni tondi per dare un tocco di eleganza e di raffinatezza che non dà mai fastidio. E qui abbiamo una pianta molto importante nella nostra cultura e tradizione, è un gelso. Quello su cui si basava l'allevamento del baco da seta nel passato, che era fonte di reddito per tutte le famiglie contadine. Pensate che la famiglia contadina viveva nelle stesse stanze in cui allevava il baco da seta, perché il baco da seta è un animale molto esigente e se allevato nelle stalle sarebbe ammalato. Quindi voleva condizioni igieniche, stavo per dire da laboratorio, no, perché nelle case dei contadini non c'erano, comunque condizioni igieniche sufficienti. Quindi le famiglie dei contadini vivevano in stretto contatto con queste larve che diventavano grandi e che quando mangiavano della grossa rosicchiavano tutta notte, quindi c'era questo rumore di mandibole continuo, odore, perché ovviamente mangiando tanto facevano anche tanti escrementi, piccoli, ma che finivano dappertutto, nei letti, nella cucina, ovunque. Tutto questo per avere quel minimo di denaro contante che serviva per fare gli acquisti, perché per il resto la moneta erano le uova, il pollo che veniva dato in cambio di qualcosa. Però la moneta serviva per comprare i libri da scuola, per comprare una borsa, un qualcosa, un vestito. E il baco da seta era quello che forniva con questa convivenza questa possibilità. I frutti sono le more. Mi sposto, mi avvicino da questa parte, si possono mangiare? Si devono mangiare. Allora, le more del gelso sono, a seconda delle varietà, bianche o nere. Questo è un gelso e fa more nere. Il gelso tradizionale nostro faceva invece le more bianche. E su questa differenza di colori, gli antichi raccontavano una leggenda, la leggenda di Piramo e Tisbe, due amanti tipo Giulietta e Romeo, entrambi figli di famiglie che si odiavano, nemiche tradizionalmente, si innamorano, come in tutte queste storie capita, e decidono di fuggire, di partire con una vita propria e lontana dai parenti maligni. Prima va lei e mangia questi frutti, si pulisce la bocca e sporca di rosso un velo che aveva. Poi si allontana. Arriva lui, trova in terra questo velo sporco di rosso, pensa che sia sangue, si uccide per il dispiacere di aver perso la sua amata. Lei torna e si uccide anche lei, perché il finale di queste cose è sempre lo stesso. E questo spiegherebbe come mai alcuni frutti siano rossi, sangue degli amanti, e alcuni bianchi, perché non ancora toccati da questa tragedia. Di fatto comunque la verità è che alcune piante fanno i frutti bianchi e altre piante fanno i frutti rossi, tutti ugualmente buoni. Confermiamo, questi infatti che hanno i frutti rossi sono anche particolarmente dolci, ne assaggiamo uno ancora. Dolcissimi. Continuiamo, professore. Ci siamo spostati solo di qualche passo, abbiamo parlato di frutti rossi, ma questi sono quelli bianchi. Abbiamo i frutti bianchi, meno buoni, ma comunque. Meno dolci, è vero. La cosa curiosa è che in tanti giardini pubblici cremonesi hanno piantato gelsi. Non c'è nessuno che mangia questi frutti. Cioè, è curioso, si è persa la tradizione di consumare questi frutti. Sono buonissimi. È vero, sono buonissimi, soprattutto quelli rossi. Dopo aver assaggiato i frutti più chiari, ci spostiamo ancora lungo il sentiero. Abbiamo visto vicino a noi, professore, anche un corso d'acqua. Sì, questo è il Morbasco,
che più, poco più a valle attraversa la città e ancora più a valle poi fa un percorso abbastanza lungo e sbocca in Po. Il Morbasco era un ramo probabilmente del fiume abbandonato in epoche molto lontane. Attualmente il corso d'acqua che attraversa la città e che in qualche modo può dare dei problemi alla città, come tutti i corsi d'acqua quando piove tanto, quando si gonfiano d'acqua e quando proprio quella strettoia che la città impone può portare qualche problema. Uno dei motivi per cui è stato fatto il recupero di quest'area, il recupero naturalistico, è anche questo, per avere appena a monte della città un'area di espansione dell'acqua, in modo che se arrivasse un'onda di piena molto forte, può espandersi, può allargarsi senza fare danno, per poi defluire lentamente attraverso l'abitato senza creare alcun problema. Quindi vedremo poi alcuni di questi punti realizzati proprio per questo. Continuiamo dunque, professore, ma rivolgiamo un'occhiata veloce a questi alberi, questi tronchi ricoperti. L'edera è la nemica del forestale e dell'agricoltore. Secondo loro l'edera è una pianta che uccide gli alberi su cui si arrampica. Allora, non è vero, non prende nutrimento dalla pianta, quindi non indebolisce la pianta per questo. In più non si arrampica sui rami più sottili, quindi l'edera può vivere sul tronco e sui rami grossi e non va a coprire le foglie che servono all'albero per vivere. Il contrario della zucchina americana, il sicio, che lungo il Po sta determinando sconquassi, perché quella sì copre la chioma, quindi intercetta la luce solare e impedisce la fotosintesi, quindi la funzionalità della pianta. Questa non lo fa. Io ricordo aver visto anni fa dei pioppi bianchi, credo secolari, nella riserva naturale, il bosco Isola Boschina di Mantova, un'isola nel Po, con i tronchi coperti di edera fino alla cima, edera enorme, alberi enormi che vivevano insieme credo da almeno un 100 anni. Unico vero problema è che l'edera è pesante, non perde le foglie, quindi se l'albero ha radici superficiali e è inclinato può fare abbastanza peso o vela in caso di vento e provocare una rottura o uno sradicamento. Quindi il pericolo dell'edera è per chi passa di fianco a questi alberi in alcuni momenti dell'anno, se questi alberi sono storti e deboli. Tolto questo, l'edera è una pianta importantissima per i frutti, che rimangono per tutto l'inverno e vengono mangiati da tutti gli uccelli, come questo merlo che canta, che va benissimo, e i fiori dell'edera, per noi poco visibili, sono l'ultimo alimento per api, vespe, bombi e farfalle diurne, perché fiorisce l'edera all'inizio o nell'autunno e quindi dà l'ultimo pasto agli insetti che in alcuni casi svernano, passano l'inverno in tra virgolette letargo. Quindi una pianta fondamentale nell'equilibrio dei nostri ambienti, con alcune cautele, ma come tutto, se una pianta è storta e ha sull'edera, beh, a quel punto l'edera può essere tolta. Altrimenti lasciamola, perché arricchisce la biodiversità. Grazie professore, continuiamo il nostro percorso sul sentiero. Altra tappa, altra sosta per parlare di quello che è il sistema che c'è dietro questo parco. Quest'area era in origine una palude. C'era un'arginatura abbastanza spostata, era una zona acquitrinosa molto ricca di fauna e di flora. Poi per ragioni idrauliche, che non si sa mai bene perché, le ragioni idrauliche sono di chiudere i corsi d'acqua in argini sempre più stretti. Bene, è stata eliminata la palude, è stata ristretta la zona umida, fino a quando nel 98 si è deciso di ritornare alla natura di prima. Quindi l'argine è stato costruito, spostato, e da qui al Morbasco è stata piantumata una, tra virgolette, piccola foresta padana,
piccole piante che naturalmente avrebbero dovuto esserci. C'è poi un finto bodri circolare qua nel bosco, non si vede però è lì, e c'è questo fosso perimetrale che accoglie acqua quando il morbasco si alza un po' e quindi evita che l'acqua spinga troppo verso la città. La natura però non sta ferma, quindi oltre alle piante correttamente piantumate, scelte perché fossero quelle spontanee, qualcun altro è arrivato. Per esempio questo acero negundo, è una pianta di origine nordamericana che, come tutti gli aceri, si dissemina con il vento. Ha i semi con queste alette, che fanno da vela e vengono trasportate lontano dal vento. Questa facilità di disseminazione la rende una pianta infestante, perché è una pianta che non fa parte dei nostri ambienti, che tende a soffocare un pochino, perché cresce velocemente, è molto frondosa, a soffocare un pochino le nostre piante, e che poi si dissemina molto facilmente. La cosa curiosa è che questa pianta veniva regalata dalla forestale, quando ancora c'era il corpo forestale dello Stato, quando uno chiedeva degli aceri, gli veniva dato l'acero negundo, perché attecchisce più facilmente, è più adattabile, è più rustico, senza contare che non ha nulla a che fare con i nostri ambienti, e che è infestante e che in più ha un legno piuttosto fragile. Mentre il nostro acero campestre sopporta le potature, diventa una pianta estremamente longeva e robusta, questo acero tende a schiantarsi. Tutti i difetti pensando di fare bene. Continuiamo ancora, professore, sempre lungo questo sentiero che si snoda per diversi metri. Sì, raggiunge camminando un pochino la cascina Moreni, di là dalla ferrovia. C'è un passaggio sotto la ferrovia, una passeggiata molto bella, molto suggestiva e molto tranquilla. Io invito i cittadini di Cremona, visto che è veramente a due passi, tre passi dalla parte frequentata e abitata, a percorrere questo ambiente. È pieno di soste questo nostro percorso perché si fanno davvero tanti incontri particolari, parliamo naturalmente in campo naturalistico. Beh sì, qui abbiamo un noce, nato probabilmente da una noce che una cornacchia o una gazza portava per mangiare, caduta e non più recuperata, e quindi è venuto su questo alberetto. Noce è una pianta non originaria dei nostri climi, è una pianta di origine asiatica. Ed è una pianta che ha una storia abbastanza curiosa, abbastanza particolare, perché intorno alle radici del noce non crescono altri alberi. Il noce si difende a livello di apparato radicale emettendo sostanze che non permettono la vita di altri concorrenti. In più i rami sono pochi, non ha una ramificazione fitta. Allora la gente del passato che le cose le guardava, ma le capiva a modo suo, vedeva che il noce era isolato, vedeva che sul noce non nidificavano uccelli, quindi il noce era un albero maledetto. E l'albero maledetto per eccellenza era il noce di Benevento. Noce di Benevento secolare, quando il cristianesimo arriva e entra in conflitto con i riti dei Longobardi, che erano riti di foresta, riti di alberi. Bene, quindi il noce di Benevento diventa l'albero maledetto. Secondo il vescovo Barbato, intorno al noce di Benevento volavano sciami di streghe sulle loro scope per fare i loro sabba, i loro riti diabolici e satanici. Bene, per questo il vescovo Barbato fa tagliare il noce di Benevento e casualmente trova un enorme serpente nelle radici, beh, diamine, il demonio si manifestava di solito con questi rettili, e anche per questo viene fatto santo. E al posto del noce viene edificata la chiesa di Santa Maria in Voto. Le streghe però, stupide non erano, trovano altri noci secolari intorno ai quali volare sulle loro scope. Un quesito, ma perché le streghe volavano sulle scope? Non avevano gli aspirapolvere, d'accordo, però volare su una scopa. Allora i motivi sono botanici. Le streghe erano quelle buone e quelle cattive, cioè quelle buone erano quelle che
facevano la medicina delle erbe e delle piante, quelle cattive erano quelle che facevano i malefici, facevano altre cose non particolarmente popolari. Per le streghe cattive era molto importante entrare in contatto col mondo dei morti, del demonio, di quello che pensavano fosse utile al loro mestiere. Per questo utilizzavano piante allucinogene. Allora, le piante allucinogene che utilizzavano erano però piante di dosaggio difficilissimo. Si passava dall'allucinazione alla morte con molta facilità. Salvo in un caso, usare queste piante in unguenti, che assorbiti per via mucosa avrebbero dato effetti senza provocare intossicazione. Assorbimento per via mucosa, spero che la trasmissione non sia vista da bambini, era ungere con questi unguenti il manico della scopa, andarci per così dire a cavalcioni e poi partire per questi voli onirici, per questi voli allucinanti. Ecco perché le streghe volavano sulle scope. Abbiamo svelato un'altra curiosità, perché comunque... Beh, direi di sì. Vero? Continuiamo il nostro percorso. Una nuova pausa, una nuova sosta, perché vale la pena dire qualcosa anche su questa zona. Ma la zona è un rimboschimento recente, anche questo fatto secondo criteri di scelta di piante locali, quelle che sarebbero cresciute spontaneamente, ed è stato fatto come compensazione. Sono le compensazioni che i comuni hanno quando autorizzano edificazioni nuove. Qui era rimasto fermo da tempo un progetto di ampliamento della zona quartiere Po dell'edificazione e è stato concesso di farlo e in cambio è stato fatto questo rimboschimento. Quindi quella zona lungo il Morbasco, che è stato il primo intervento di recupero della natura, è stata potenziata e arricchita da questa fascia boscata che sta cominciando a prendere già l'aspetto di una piccola foresta. Questo è il pallon di maggio, perché i fiori sono un po' come il sambuco e la varietà da giardino fa veramente la palla di neve quasi come fiore. Abbiamo concluso il nostro percorso all'interno di quella che abbiamo definito una foresta di periferia, però un altro angolo di natura segreta tutto da scoprire. Beh, è un po' un invito ai cremonesi, anziché pensare a escursioni montane, rifugi e cose problematiche da raggiungere e da fare, perché non approfittare di questi piccoli gioielli che abbiamo anche noi in periferia per fare una passeggiata senza grande impegno di mezz'oretta, di un'oretta, rilassandosi un po' e uscendo un po' dalla vita di tutti i giorni.
Grazie, sottoscriviamo naturalmente questo invito. Grazie professore per averci accompagnato in questo percorso. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e arrivederci.